Aveva deciso di assumere la sua difesa, come dichiarato astuto e leopino, e per questo mi occorrevano informazioni da Benno per poter indagare su Connor, ma anche a Loimmel Fassbar. Nessuno ne sapeva niente. Feuchting sospettava che si fosse nascosto da Daphne, che era una brava persona, e non avrebbe piantato il naso al suo ex amante. Un certo Emile E., un rappresentante di deodoranti che di recente aveva lasciato da lei nell'Aurora Strass, il salario di un mese. Aveva avuto l'impressione che nell'appartamento ci fosse qualcuno. Ben restava improbabile. Si pensò che fosse fuggito. La polizia fu mobilitata, intervenne l'Interpol. Le cose si svolsero quasi come al tempo dell'arresto di Isaac Collor. Daphne creò difficoltà, pretese un mandato giudiziario per lasciar perquisire la sua abitazione. E quando Ilse Freude, la mattina seguente, varcò la soglia del mio ufficio nello Zeltweg, trovò l'abile schermidore e campione di tiro appeso al lampadario, dondolante nella corrente d'aria creatasi perché la finestra era spalancata e lei aveva aperto la porta. Ben aveva conservato la chiave del suo vecchio ufficio e si era arrampicato sulla mia scrivania, che un tempo era stata la sua, mentre io ero da Daphne per cercare ancora di scoprirlo. Per giorni mi portai addosso agli effluvi di tutte le essenze che rappresentanti di deodoranti e Emile, forse questo è il motivo per cui parlo così malvolentieri di questo processo. Il mio recente rapporto con Daphne sarebbe stato discusso e questo in presenza di Helen, Estus e Lupin avrebbe interrogato Daphne. Lo avrebbe fatto di certo se Benno non l'avesse preceduto col suo suicidio. Il che fu interpretato come una missione di colpa. Il dottor Honoris causa Isaac Collor fu assolto con formula piena. Quando lasciò la sala e mi passò accanto, si fermò e mi osservò con i suoi occhi freddi, distaccati. Dichiarò che ciò che aveva avvenuto era stato indegno, che io mi trovassi in difficoltà finanziarie, mio Dio, era comprensibile. Perché poi non mi ero rivolto a lui anziché cedere al risultato delle mie indagini a Stussy Leupin, che aveva inscenato quell'odiosa farsa giudiziaria, una soluzione, che vergogna, era penoso. Doveva se ne stare là come un innocente, e chi lo era mai? E poi disse una frase che mi mandò in bestia, che mi fece capire che era mio dovere sparare a Collor. Perché qualcuno doveva ristabilire la giustizia, altrimenti sarebbe